oggi portiamo a compimento questi lavori che riguardano essenzialmente la realizzazione di cucine per il terzo tempo. Il terzo tempo è un momento importante nel rugby perché è finita la partita, ci si ritrova e si sta tutti insieme, quindi è un momento molto bello. Abbiamo recuperato le strutture e fatto le cucine per far sì che poi possano stare insieme e socializzare. L'altro evento importante è stata la copertura della tribuna. Prima la tribuna non era coperta, quindi in caso di pioggia o eventi temporaleschi era un problema per il pubblico sostare. Oggi abbiamo realizzato questa copertura. Sono interventi molto importanti che facciamo come stazione di impianti sportivi. Ricordo che negli ultimi 2 anni abbiamo stanziato oltre 3 milioni di euro per lavoro negli impianti sportivi della città. Mantova, secondo me, è un'ottima struttura con parecchi campi e ritengo che abbia tutte le possibilità per crescere ulteriormente, sia sotto profilo del settore giovanile per i ragazzi, ma anche sotto profilo dei seniores. Per cui ritengo Mantova una realtà proiettata positivamente nel futuro. Passo dopo passo questa città la cambiamo e lo sport di questa città diamo una mano e costruiamo tutto quello che serve per farlo funzionare meglio. Il rugby Mantova è una realtà che nasce nel 1975 e grazie a un lavoro e un impegno di tanti volontari ad oggi siamo arrivati ad avere 3 campi omologati, un campo under 12, un campo omologato a Goito, una clubhouse stupenda con cucina annessa, una tribuna coperta e di questo voglio ringraziare l'amministrazione, il sindaco Mattia Palazzi che ha creduto ancora una volta nella nostra società. Abbiamo 280 soci tra mini rugby, squadre senior, squadra femminile e old, squadra importante. Noi diamo possibilità di provare, diamo la possibilità di fare anche un piccolo inserimento, è uno sport per tutti. Abbiamo bambini di 3 anni e mezzo, 4 anni che iniziano, che giocano, abbiamo i preparatori atletici, abbiamo un sacco di allenatori, siamo un bello staff.